Una ricetta veloce veloce. È quasi perfetta. Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Sì, Oggi qui per qualcosa di davvero buonissimo. Periodo di gelsi. Vedrete come ve li trasformo in un sorbetto super naturale, ma super buono e senza gelatiera. 2 minuti per farlo, 1 secondo per mangiarlo. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Pronti per un sorbetto di gelsi naturale, dietetico e buonissimo? E allora, surgelate 180 g di gelsi neri, guardate che belli, ovviamente prima lavateli, e mettete da parte anche un 100 g di acqua. L'acqua è indicativa perché vi dirà il mixer se è troppo, se è troppo poca. E questi sono solo gli ingredienti. Se la volete super dolce, aggiungete un bel cucchiaione di zucchero. Se invece volete sentire il sapore della frutta naturale, basta questo per essere un sorbetto super lusso. Allora, prendo i miei gelsi e li verso all'interno del mixer. Va bene anche se ce l'ho rossi i gelsi? Non esistono i gelsi rossi, esistono i gelsi bianchi e vanno bene lo stesso, solo che il sapore dei gelsi neri è tutto un altro. Quindi è un sorbetto, non una granita. È come una granita. Come una granita. Però non posso chiamarla granita di gelsi, certo. Io che sono siciliana, perché la granita in Sicilia si fa cuocendo i gelsi zucchero e l'acqua, insomma è un procedimento. Vabbè, è una cosa istantanea. Questo invece è veramente una granita istantanea, tutta Bravo. Frutta. Diciamo così, è molto light. Non ce lo metti il tappo? Non ci metto, ci metto il tappo e verso un po' d'acqua. Quindi avvio. Molto meglio della granita di gelsi, perché questa, guardate, è 100% frutta. La granita di gelsi è molto più diluita, se no quanto dovrebbe costare? Solo frutta e acqua. E questo è un sorbetto espresso adatto per la suocera, perché naturalmente se la suocera si dovesse macchiare con i gelsi, la macchia di gelsi non andrà mai più via. Guardate cos'è, ragazzi, mamma mia, una porzione di felicità. Una merenda per chi è a dieta, super earthy e super gnammi. Assaggio insieme a voi, giusto per farvi capire la consistenza meravigliosa. Voilà, una bontà divina. Nient'altro da dire, faccio la foto prima che si sciolga e vado a mangiarla. Ciao! Avete visto com'è semplice? Basta surgelare qualsiasi cosa, potete farlo anche con la carne. Con la carne, potete fare anche con la carne. No. Quindi un sorbetto di carne o di pollo o anche di merluzzo. No, ragazzi, viene di benissimo. Gelsi. Che buono, 100% naturale, tutta goduria, senza fresca, bravo. Senza additivi, senza peccati di gola. Ho pensato a tutti quelli che come me in questo periodo sono a dieta e guardano i loro amici mangiare gelati, sorbetti, granite, così con la bavetta. Da oggi, tiè, col cavolo, lo vorrete voi il nostro gelato? Bravo. E noi non ve lo daremo. Un sorbetto tutta salute e tutto gusto. Provatelo e poi mi direte. Mi raccomando, fate incetta adesso di gelsi. Prendeteli, rastrellateli, porzionateli in buste da 150 grammi, metteteli in freezer e all'occorrenza, anche quando arriva quell'ospite non indesiderato, ma inatteso, proprio all'improvviso. Se è indesiderato, cosa dovrebbe preparare? Ci mettete anche il Guttalax, ma se invece è desiderato invece dell'acqua, a quel Guttalax e gelsi e vai, non lo rivedrete non più lo per molto veramente, tempo. Veramente. Però invece se è un ospite desiderato ma inatteso, una bella sfrullazzata e subito il dessert più buono del mondo è servito. Basta, andate di là, prendete il mixer, versate un po' di gelsi gelati e
Diteci cosa ne pensate. Provate e vedrete che è buonissimo. Potete addizionarlo. Ma che stai facendo? Potete addizionarlo. Mi auto-zoom. Potete addizionarlo con del miele o con un pochino di zucchero per renderlo un pochettino più goloso, ma anche al naturale, ma anche con la stevia o col tic. col tic, bravo. O con l'aspartame, se lo utilizzate, verrà ancora più dolce e ancora più goloso. Ma meglio roba naturale, se no rovinate i gelsi. Basta, sta durando troppo il gelato, il sorbetto, quello che è, si sta sciogliendo. Correte a prepararlo e noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole estive. Ciao! Ciao a tutti ed eccoci pronti con grande ritardo per estrarre il vincitore delle due tavolette di cioccolato di Modica. I miei fermo immagine, quelli che scelgo, sono sempre spettacolari. Non chiedetemi perché, sono casuali. È il mio mood scegliere roba assurda da mostrarvi in anteprima. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, i commenti lasciati sono 171, estrarremo come sempre con random.org e faremo uno di 171. Incrociate le dita e anche tutte le papille gustative perché adesso vediamo chi vince le tavolette di cioccolato. E vince il 138, vado a vedere chi è e ve lo dico subito. Ciao! E vince Andrea Mari con il commento: avete chiuso il video assaggi in bellezza e adesso tu riaprirai in bellezza questo capitolo di gusto. Mandaci il tuo indirizzo e saremo lieti di inviarti le tavolette di cioccolata. Complimenti Andrea e grazie a tutti per aver comunque partecipato. Non disperate, presto i giveaway torneranno sul canale, ma intanto sono contenta di premiare Andrea che ha lasciato questo simpatico commento. Bene ragazzi, grazie a tutti per essere sempre con noi. Enzo mi sta spostando il cellulare, quindi vedete tutto tremare, ma non importa. Grazie a tutti per aver partecipato e noi da qui vi salutiamo. Saluto Enzino. Ciao. Ciao.